Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio sentitamente la Presidente nazionale, la dottoressa Maria Concetta Guglieri, tutto il comitato della Presidenza della FIAP per aver voluto la mia presenza qui oggi, che mi onora tantissimo in un momento così importante e così solenne. I miei saluti alla Presidente della Regione, il dottor Nello Musumeci, e a tutte le autorità presenti qui oggi, nonché i relatori e le relatrici. Io sono particolarmente grata per la possibilità che mi è stata data di intervenire qui oggi, per l'occasione che ho di ringraziarvi tutte e tutti, di guardarvi negli occhi, voi che siete infatti l'esempio per la promozione di quelle che sono le garanzie, i diritti delle donne. Victor Hugo diceva che la prima uguaglianza è l'equità, la libertà di essere uguali, di avere gli stessi diritti. Dunque, quando parliamo di libertà, parliamo innanzitutto della possibilità di avere gli stessi strumenti e le stesse opportunità. Come donna io sento, ascolto, vedo e vivo, ahimè, spesso situazioni di diseguaglianza. Sono purtroppo all'ordine del giorno e non parlo soltanto di episodi che fanno notizia, che fanno scalpore, di fatti di cronaca importanti che purtroppo sentiamo spesso. Io parlo della vita quotidiana, della quotidianità, della diseguaglianza che molte storie che vengono dalla vita di tutti i giorni, che accadono a un passo da noi. Storie di donne che non hanno la stessa possibilità di realizzarsi rispetto agli uomini con cui spesso lavorano o vivono. Storie di donne che sono piene di talento e forse proprio per questo spesso sono messe all'angolo, sono marginalizzate, non sono valorizzate. Ci sono donne che hanno avuto la forza di scrivere il nostro futuro. Noi in Italia abbiamo personalità di spicco in moltissimi ambiti, molto variegati. Abbiamo dei talenti che pian piano stanno cominciando ad emergere, ma non è ancora abbastanza. Pensiamo per esempio alle carriere in ambito scientifico, che sono da sempre troppo spesso considerate illegittimamente territorio di pertinenza squisitamente maschile. A tutto l'ambito delle STEM. E allora è per questo che noi dobbiamo lavorare insieme. Lavorare insieme per cancellare il pregiudizio, per promuovere, per incoraggiare, per spronare le nostre ragazze, soprattutto a scuola, a coltivare le loro capacità in ogni direzione. E l'ambito delle scienze è sicuramente un ambito del paese che deve continuare a crescere guardando al futuro. E può farlo soltanto se tutte le menti migliori si attivano, soprattutto quelle delle donne. Non a caso, ci tengo a dirlo, sono state donne le ricercatrici che per prime hanno usato il ceppo del coronavirus. E allora facciamo un applauso. Donne che lavorano per il bene della società, spesso senza un'equa retribuzione, spesso senza i dovuti riconoscimenti. Donne che lavorano nonostante gli ostacoli, nonostante le rinunce. Le vogliamo ancora definire fragili? Perché ormai spesso le donne si dice sono fragili, sono emotive, abbiamo sentito l'altra sera in qualche trasmissione televisiva, quindi se sono emotive, ahimè, hanno un vulnus, hanno qualcosa di inferiore rispetto agli uomini. Guardate bene i nostri volti, le nostre mani, i nostri sguardi, perché non siamo fragili così come spesso ci definiscono. Aprite gli occhi sulle donne, su quelle che studiano, su quelle che lavorano, che curano, che dirigono, che insegnano, che si occupano dei loro figli, che sognano. Perché no? Perché sognare fa anche bene a volte. Questa meravigliosa terra, la Sicilia, che è la mia terra, che è la nostra terra, ha dato i natali a delle donne straordinarie, che sono state pioniere nelle arti, nella letteratura, nella tecnica, nella scienza e nella cultura. Ne cito soltanto alcune di donne illuminate che ci possono rendere orgogliosi di questa terra. Andreana Sardo, che ricordiamo per aver salvato un patrimonio artistico inestimabile dalle fiamme di un incendio a Catania. Franca Florio, imprenditrice, capace, generosa. Letizia Battaglia, che ha raccontato il mondo della Sicilia attraverso i suoi scatti. Simonetta Agnello Rubini, scrittrice, giurista specializzata in diritti dei minori. Carmelina Naselli, prima docente in Italia.
Italia e Ottavia Penda Buscemi, che fu membro dell'Assemblea Costituente del 1946, dedicò tutta la sua vita alla lotta per le pari opportunità. Ecco, aprite gli occhi sulle donne, vi renderete conto che non sono fragili, ma vengono rese fragili dalla sperequazione di genere, dall'iniquità, dalla mancanza di tutela, dalla mancata autonomia finanziaria. E allora per questo, come Ministra dell'Istruzione, io mi sento assolutamente in dovere di lavorare a scuola, perché è da lì che bisogna partire per raggiungere e mantenere l'equità. La scuola è il luogo di eccellenza, dove ai bimbi, sin da piccoli, bisogna insegnare che l'uguaglianza tra uomo e donna esiste. È il luogo in cui si coltiva il sapere, in cui si ha consapevolezza dei diritti civili. È il luogo che, per esempio, ha indubbiamente salvato la mia vita. Se non ci fosse stata la scuola, io non sarei qui probabilmente a parlarvi. Io devo tutto quello che sono alla scuola, ai miei insegnanti, a tante insegnanti donne che ho avuto, che sono state eccezionali e mi hanno dato veramente tanto. E allora, la scuola è quel luogo che, come dice la Costituzione, deve garantire a tutti, anche nell'ambiente di raggiungere più alti gradi dell'istruzione. Vedete, quando io sono andata via dalla Sicilia, esattamente circa 12 anni fa, avevo 26 anni appena compiuti, io sono andata via con la valigia di cartone. In quella valigia non c'erano beni materiali, proprio non ce n'erano, ma c'era un bagaglio culturale, un bagaglio di competenze, se volete un bagaglio di sogni, un bagaglio di conoscenze, con cui mi affacciavo ad una vita lavorativa che non sarebbe stata facile. Faccio parte delle tante insegnanti che pur di lavorare va via ed è andata via dalla Sicilia. Ma in quella valigia di cartone, con quel bagaglio di competenze, di cultura, che io devo tutto alla scuola, c'erano degli elementi, che sono quegli elementi che io oggi voglio restituire da Ministra dell'Istruzione ai miei studenti e alle mie studentesse, perché quello che vorrei, ed è la mia più grande aspirazione, è che la scuola possa essere tutto per un ragazzo, insieme alle famiglie, chiaramente, per i ragazzi del paese, che grazie alla scuola si possa costruire un paese migliore, un paese dove tutti abbiano davvero delle pari opportunità. Ci tengo a concludere questo mio intervento citando una donna che credo sia il simbolo della lotta alla libertà e alla violenza di genere. E questa donna è Franca Viola. Franca Viola, attraverso il suo dolore, personale, ha dato vita ad una stagione di coraggio e di forza. Franca Viola è una donna che con il suo no, con il suo rifiuto, non ha abbassato la testa dinanzi ad una società che chiudeva gli occhi davanti ai soprusi, alle violenze e alla disuguaglianza. Franca Viola è stata la luce nonostante il buio soffocante. E allora lei, come tutte le donne che ho citato, come tutte quelle che ogni giorno lottano per dimostrare quanta forza ci sia nel cuore di una donna, sono come tante stelle fisse che brillano nel bel mezzo della notte. E allora teniamo lo sguardo fisso verso quelle stelle, apriamo gli occhi sulle donne e lavoriamo tutti insieme per percorrere la strada dell'uguaglianza e dell'equità affinché nessuna donna si senta sola. Grazie.